Amiche e amici del Marietto, buongiorno, buon lunedì 1 giugno a tutte e a tutti. Incominciamo questo mese in un modo un po' diverso. Non sto tanto bene, un paio di giorni che ho un po' di influenza intestinale e quindi preferisco stare qua adesso sul mio bel divano, come potete vedere, insieme al mio infermiere personale, al mio Poppy, e quindi sono un po' così, un po' giù di corda, però sapete che io comunque la vibra cerco di mantenerla sempre alta. E quindi eccomi qua, così come Scaroni, eccolo qua. Poi ha parlato il presidente, ragazzi, questa è notizia veramente. Cioè, non potevo non fare un video su una notizia così clamorosa. Visto che io comunque, ancora dopo 1 o 2 anni che c'è Scaroni, non ho ancora capito bene qual è il suo ruolo, a parte il fatto di essere ogni 2x3 fuori da Palazzo Marino a Milano dal sindaco Sala con tanto di tenda, cioè quasi la tenda questa della Quechua del Decathlon ormai. E in ogni caso ha rilasciato un'intervista a Radio Anch'io su Radio Rai 1. Quindi il presidente del Milan, che, cioè dire già anche presidente Scaroni, a me fa specie, ragazzi, perché io ho un altro tipo di idea di presidente, cioè per me i presidenti sono altra roba. Però vabbè, è tornato a parlare del futuro del club rossonero e quindi della ripresa del campionato con la polemica in Coppa Italia, delle mosse di mercato per l'estate e del fair play finanziario nel mirino. Ma cominciamo subito dalla Coppa Italia. Lui dice che speravo che la Coppa Italia venisse giocata ad agosto per una ripartenza più dolce. Due partite cariche di adrenalina subito dopo la sosta sono stressanti per i giocatori. Alla fine è venuto fuori un compromesso. Il 12 giugno, resto ottimista, in Lega votiamo all'unanimità per la ripartenza. Poi siamo compatti per giocare, noi siamo compatti per giocare il prima possibile. Tanto, comunque giocheremo lì al Juventus Stadium senza Ibra, senza Theo, senza Castillejo. Diciamo che solo un miracolo può far sì che il Milan riesca a ottenere risultato, anche perché abbiamo visto che l'andata per l'ennesima volta c'è stato il furto perfetto rubentino e già lì era scritto, cioè un rigore inesistente. Comunque, che vogliamo dire? Non voglio polemizzare, oggi voglio stare tranquillo anche perché non sono della vibra per scaldarmi troppo. Poi parla anche di Ragnik per il momento loro dicono che hanno fiducia tanto in Pioli nella panchina che come dirigente Maldini, quindi non sa, lui dice, se arriverà il manager tedesco perché le scelte le fa Gazidis, quindi non so neanche quando parla con altri candidati. Allora tu dimmi, ma che cacchio ci stai a fare? Ma tu pensi che un Berlusconi, se c'erano delle manovre all'interno della società, vuoi che non sapesse ogni minimo dettaglio da Galliani? Amministratore delegato, in questo caso sto facendo il confronto come con Gazidis. Capite perché io da mesi che parlo di Gazidis out, Elliot out, ma anche Scaroni e tutta sta roba non servono a niente. Quindi io sono per una società seria, una società con presidente, amministratore delegato, con il suo direttore sportivo e l'allenatore, come è stato i 25 anni delle grandi vittorie del Milan di Silvio Berlusconi. Poi parla dell'algoritmo, dice io resto focalizzato sul piano A, cioè quello di ricominciare finendo il campionato con tutte le partite che mancano. Mi auguro che non ci sia bisogno né del piano B, che sarebbe quello dei playoff, né del piano C, che sarebbe l'algoritmo. Questo dibattito mi interessa poco, sono concentrato sulla ripartenza, sul finire il campionato. Sono convinto che il virus tra poco sarà solo un brutto ricordo. Poi parla di costi e UEFA. Abbiamo fatto un grande sforzo di riduzione costi, Gazidis si è concentrato su questo. Nel futuro giocatori giovani con prezzi ragionevoli, non vogliamo prendere altre legnate dall'UEFA, il financial fair play impedisce le pazzie, da lì potremo vedere un mondo senza un mondo meno, con meno folle. Come Milan vogliamo contenere i costi e aumentare i ricavi. Poi la crisi, il Milan viene da un lungo periodo di crisi, mi sembra utopico pensare che la rinascita possa avvenire velocemente. Ormai sono 10 anni, poi con questa società non penso proprio che sia così veloce la rinascita. Ibra, mi auguro che si possa rivedere Ibra, mi auguro che possa ricominciare a giocare. Ho letto notizie confortanti dalla Svezia. Sì, per giocare va bene, però poi dopo che facciamo?
Sul discorso stadio, la priorità va al nuovo stadio di Milano. È ormai un anno che sento queste parole e mi auguro di avere presto notizie positive. Lo stadio non è un monumento storico, noi conserveremo le vestigia del Meazza, non sparirà dalla geografia milanese, ma costruiremo uno stadio adatto ai nostri tempi. Il fatto che ci siano due azionisti che vogliano fare il più bello stadio del mondo mi sembra un miracolo. E per concludere, sull'Europa dice: spero di arrivare in Europa con la Coppa Italia, ma se non dovesse essere, lotteremo in campionato. Diciamo che, come sempre, il nostro Scaroni ha venduto aria fritta, né più né meno. A me non mi convince per niente questo uomo, per molti era diciamo un gioppino messo lì anche da Silvio Berlusconi, per altre questioni che ci sono dietro, anche perché tempo fa vi dicevo anche in un video, che probabilmente quando Elliot, prima di vendere ad Arnaud, deve togliersi fardelli di società passate. E non è solo quella cinese, probabilmente viene anche da Berlusconi. Vedremo, ragazzi. Siamo tutti ormai stiamo vivendo tutti un momento di. Sapete come quando si sta aspettando qualcosa, però non si sa esattamente cosa? Ecco, siamo in una situazione così. Speriamo che questo qualcosa sia veramente qualcosa di positivo. E niente, come sempre ragazzi, io vi aspetto al prossimo video. Mi raccomando, like, iscrizione al canale con campanellina e condivisione nei vostri social. Per me sono sempre una grande benedizione. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!